Buongiorno, buongiorno a tutti, l'avevamo fatto prima. Buongiorno adesso ai nostri ospiti che sono venuti a trovarci perché c'è imminente una rappresentazione per queste feste di Natale. Io, eccoli qua, adesso il cameraman sta allargando. Abbiamo alla mia sinistra il caro amico Luigi Rizzo, presidente del RAMS, Registro Amatori Mezzi Storici. Buongiorno. Buongiorno Luigi. Buongiorno Luigi, devi parlare più vicino al microfono. Mentre alla mia destra Pino Cua, segretario RAMS. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, il vocione di Pino si sente. Si sente. Allora, intanto auguri, buone feste fatte. Buon Natale, buon Natale fatto. Insomma, com'è andato questo Natale? Bene? Abbastanza bene, sì, grazie. Tutto bene, tranquillo. Non ci lamentiamo. Abbiamo passato un Natale, diciamo, bene, ecco, quindi queste sono le cose principali. Niente, noi parliamo, so che è imminente un'esposizione statica, l'avete chiamata, statica. Giusto? Sì, sì. Sì, un'esposizione statica, saremo domenica 27, appunto domani sera in Piazza Stazione a Merito Porto Salvo dalle ore 16 in poi. Quindi dalle ore 16 in Piazza Stazione, sì. Cosa deve vedere la gente? Cosa vedrà? Niente, ci saranno per lo più auto anni 70 e 80, auto del posto, e poi ci sarà anche qualche auto di qualche amico che abbiamo invitato e gentilmente sarà presente da fuori. Verranno un po' da tutte le parti. Reggio Calabria, sì. Ionica, Reggio Calabria, quindi ci sarà questa esposizione di queste macchine. Da che ora? Come ho già detto prima, dalle ore 16 in poi il pomeriggio sarà allietato anche con della musica, infatti sarete gentilmente presenti anche voi e niente, poi in serata ci sarà anche un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti. Ecco, quindi soprattutto per il rinfresco, non scherzo. Ci sarà il pienone. È bello, ci sarà il pienone. No, è bello vedere queste auto d'epoca, insomma, perché noi abbiamo avuto il piacere, l'onore di seguirvi in alcune vostre manifestazioni e devo dire che è bellissimo perché rivedere queste macchine storiche, poi viverle insieme, vedere e sentire il rombo dei motori, insomma, certo. Tutto quanto ti fa... Certo, quella è la passione, la passione su queste autovetture d'epoca di tutti noi, sono rappresentate, cioè proprio la nostra passione per queste macchine, per ecco. Tutte le macchine messe a dovere, e poi... sono delle vecchiette che vanno tenute... Così. Perfetto, guai chi magari si appoggia. Appoggiarsi, però assolutamente. Dire, che il suo vivere. No, non è possibile appoggiarsi. Non è possibile appoggiarsi, soprattutto nella macchina di Luigi. No, anche nelle altre. Anche nelle altre, no? Vanno tenute in un modo, ecco, è un modo particolare, vanno curate, insomma. C'è un lavoro dietro, no? In queste macchine d'epoca. Sì, perché sono auto concepite negli anni scorsi, anni 70, anni 60, in cui ecco, l'utilizzo che si faceva di queste macchine era anche diverso rispetto ad oggi. Infatti tante persone che adesso si avvicinano a questo mondo magari scendono dall'auto moderna e salgono in queste macchine e quindi magari non capiscono la differenza, ecco, che ci può essere sia in termini di prestazioni che di sicurezza, di frenata, eccetera. Ecco, questi sono, devo dire, nel senso che sono tutte cose particolari che poi uno deve chiaramente nel corso del tempo gestire. Come nasce una passione, ecco, per queste macchine d'epoca? Chi rispondi prima tu, Pino? Ma, la passione nasce dai motori, cioè chi gli è piaciuto il motore ha sempre coltivato la cura di una macchina d'epoca. E nel mio caso comunque la tengo a regola d'arte, non c'è niente di elettronico, tutto la meccanica è manuale, per cui la devi gestire tu, devi calcolare i tempi di frenata, la carburazione, non c'è niente di elettronico, i carburatori e via. Quindi
dico, queste macchine, no? Dicevo prima, vanno curate nei minimi particolari nelle cose. Per i pezzi di ricambio, ecco, magari come si fa? È un'impresa, voglio dire. No, adesso è tutto più facile perché grazie ad internet, ecco, il mondo, diciamo, si è ristretto e quindi anche avere una macchina che non è italiana, è una macchina straniera, tu hai facilità a reperire i ricambi. Se pensi ad esempio che io ho una macchina inglese che negli anni, a fine anni 80, mio padre ha dovuto fermarla perché non riusciva a trovare più i ricambi, ecco. Mentre adesso si trova tutto, ecco. Quindi è facile, sì, adesso sì. Trovare tutti, però ecco, per sistemare una macchina, per esempio, ecco, magari tu trovi, hai una macchina lì buttata in un garage da tanti anni, no? Poi per sistemarla, rimetterla a nuovo, diciamo, ce ne vuole di tempo, no? Insomma, sì. Piano piano, certo. E appunto questa è la passione, andare a curare i minimi particolari della macchina e riportarla all'originalità della macchina. Allora lì già puoi incominciare a parlare di passione. Se poi la fai tanto per fare, certo, ci sono dei costi. Vedi, anche, ecco, vi interrompo, uno degli scopi del nostro club è appunto quello di fornire una certa assistenza a chi si vuole avvicinare per la prima volta a questo mondo, ecco, anche quindi questo. Magari, ecco, chi è un pochettino sprovveduto perché si ritrova un mezzo a quattro ruote in garage, non sa dove iniziare. Voi siete disposti a dargli una mano? Cioè, sì, anche questo. Noi mettiamo la nostra esperienza a disposizione di chi ecco, si avvicina con passione a questo mondo. Ecco, quindi chi ha una macchina lì in garage, antica, ecco, una macchina lì che non sa cosa fare, chiama Pino. Chiama Pino. Non la vende in modo non la deve vendere già, la deve sistemare. No, è una cosa, ma soprattutto io ho visto, no, nelle vostre manifestazioni che fate, ho visto i giovani, tantissimi giovani, poi insomma anche tu sei giovane, voglio dire, è una passione, anche Pino, insomma, forse meno giovane, però voglio dire, questa passione anche per i giovani, voglio dire, per vedere le macchine, come abbiamo detto prima, è una passione che devi averla dentro, ecco, deve se nascere. ce l'hai altrimenti te la fai venire, allora no, non è facile, perché, ecco, se ce l'hai e diviene tutto spontaneo, altrimenti ti ritrovi magari a vedere l'automobile come un semplice elettrodomestico a quattro ruote, come lo definisco io. Sì, no, io quello che intendevo dire è che magari i giovani che non hanno avuto il piacere di vedere queste macchine una volta camminate, possono approfittare per vedere, e magari ci sarà qualcuno anche a spiegare che macchina è, il tipo di macchina, certo. Insomma, sì, noi siamo lì, ecco, quindi la vita, gli anni, certo, di questa, certo, macchina, insomma, tutto. Come poi dopo tanti anni è stata riportata alla luce, ecco, rifatta. Ecco, sì, quando, esatto, uno magari si imbruttisce con gli anni, poi si rifà, insomma. Sì, vabbè, vecchietta è comunque. Ma se è bello rimane bello. Senti, no, comunque lo scopo di questa esposizione, tornando appunto domenica, quante macchine più o meno? Ma guarda, noi abbiamo, ecco, abbiamo impostato questa esposizione più che altro sulle autovetture di qui del posto. Le auto, ecco, abbiamo, infatti, saremo presenti tutti noi oggi e poi abbiamo invitato le auto che, ecco, che vediamo ogni giorno circolare a Melito, che hanno una certa età, e quindi magari abbiamo pensato di promuovere questa iniziativa per far avvicinare magari, ecco, queste persone al club, a noi, ecco, ad una. Quindi diciamo che anche queste macchine che stanno girando adesso attualmente a Melito possono venire, sì, lì? Sì, assolutamente sì, ma sono già state invitate, la maggior parte è stata invitata. Ah già, ecco, quindi l'invito, sì. Oppure se qualcuno, ecco, vuole, sta ascoltando adesso, vuole, che deve fare? Niente, può venire, la piazza stazione può venire, ecco, direttamente quella, sì, sera. Sì, può venire, quindi. Diciamo che, ecco, la piazza è un pochettino limitata perché, certo, accoglie circa 20-25 auto e noi pensiamo già di riempirla, però, ecco, chi volesse venire
che lo può fare anche quel giorno stesso, che venga e in qualche modo ci sistemeremo, no? Ecco, quindi è aperto a tutti, no? Sì, ma anche alle, sì, anche sì, alle auto, anche ai mezzi a due ruote, attenzione, ecco, ci sarà anche qualche, ecco, questo mezzo è importante, quindi anche i mezzi sempre d'epoca, sempre d'epoca devono essere, quindi voglio dire anche questo deve essere. No, dico adesso questa, per quanto riguarda questo periodo, che progetti avete? Chi parla? Il presidente, no, insomma. Facciamo parlare il presidente, che lui. E poi ecco, prima di parlare dei progetti, volevo dire, cioè, poi la cosa bella che fate insieme a tutti gli altri, no? Che vi divertite voi, nel senso, sì, che fate delle lunghe camminate con, sì, questa infatti macchina. Noi, poi vi ritrovate. Solitamente facciamo un raduno fuori porta. E l'anno lo facciamo quasi sempre nel mese di giugno, quando iniziano le belle giornate, soprattutto le giornate sono più lunghe. Eh sì, perché poi piove, magari si bagna la macchina, si sporca. Queste non devono prendere acqua. E poi facciamo un raduno fuori porta. L'anno scorso siamo stati in Sicilia, due anni fa siamo stati a Cosenza, in Sila. Quindi è un modo anche di ritrovarsi poi tra, sì, tutti quelli, sì, che hanno questa... sì, noi, i nostri raduni sono per lo più a scopo turistico, infatti non, difficilmente facciamo gare eccetera. Ecco, no, le gare. Privilegiamo soprattutto il... Anche perché gare nel senso di velocità oppure di... No, gare sempre relative alle auto storiche, gare di regolarità. Di regolarità. Parliamo di altro. Perché di velocità non se ne parla, no, magari ne parla. Due macchine uguali, no, di stessa cilindrata, dice facciamo una gara, insomma, no, no, si rischia lì la regolarità, per cui devono compiere un percorso con determinati... con minuti, tutto, esatto, preciso, esatto, per cui non si tratta di velocità. Assolutamente. Comunque assolutamente. Questa qua rientra, questa rappresentazione statica rientra nella programmazione dell'amministrazione che ha voluto per il periodo di Natale. Per cui ci sarà anche il patrocinio del Comune di Merito, quindi l'amministrazione con l'amministrazione comunale, il patrocinio è una bella iniziativa questa, nel periodo di queste feste, questa esposizione statica. Siamo fermi, prego. Piazza Stazione è una bella cornice, adesso, sì, è stata illuminata a dovere, sono state sostituite le lampade, ecco, che non andavano e niente, veramente è un bel posto che merita di essere valutato anche, insomma, dalla nostra cittadinanza. Allora, progetti per questo futuro, per questa estate che arriva, insomma, anche perché so che le vostre manifestazioni sono perlomeno sempre d'estate, no? Sì, il periodo, sì, più bello dell'anno, insomma. No, iniziamo in primavera, già in primavera, abbiamo il raduno con di... le belle giornate, sì, abbiamo il raduno di primavera, è un nostro classico, che è un raduno di un giorno che lo facciamo quasi sempre in posti vicini. Poi il raduno. Ma avete già stabilito dove? No, quest'anno, no, il prossimo anno ancora no, stiamo pensando ad alcune, abbiamo alcune cose in mente, dobbiamo concretizzare. Esatto, sì, tutto quanto. Niente, volevo, ecco, questo per quanto riguarda questi progetti, che poi man mano, no, che arrivano le stagioni, diciamo, belli, poi vi organizzate, insomma, perché poi ci deve essere una serie di comunicazioni, certo, con le altre persone, organizzare tutto, che non è una cosa facile, insomma. No, vabbè, ma noi siamo, ecco, come associazione, siamo appunto un'associazione, quindi tutte le decisioni che poi si vengono a definirsi, che sono prese di comune accordo con tutti, ecco, quindi non decide il presidente, non decide il segretario, ecco, ma decide il club. Sì. Il club, tutto. Quando è nato questo RAMS, Registro Amatori Mezzi Storici, da quanti anni? È nato nel 2010, infatti poco. Anche se tu vedi il nostro logo, ecco, facciamolo vedere, sulla mia sinistra il logo. RAMS 2010, e niente, è nato appunto, come ti dicevo prima, con lo scopo di riunire appassionati dei mezzi, di questi mezzi un po' datati,
e poi di niente, poi di aiutare, come abbiamo detto, chi si avvicina, chi si vuole avvicinare a questo mondo, dare una, insomma, dare un po' di assistenza, dare una mano e poi farlo condividere con noi dei bei momenti di convivialità. Certo, certo. Comunque una cosa bella, perché io ripeto, noi abbiamo avuto il piacere di seguirvi nelle vostre manifestazioni e io sono rimasto incantato nel vedere queste macchine, anche se ho avuto il piacere di viverle anche da giovane, insomma, però rivederle adesso, no, ti porta quell'emozione. Sì, le vedi con un altro occhio. È vero, quindi ti dà una bella... Sai che sei pure tu appassionato, dai. No, manca la macchina. Mi manca la macchina, guarda, però... E te la fai piano piano. Rivedere queste macchine antiche, queste macchine poi riportate alla luce, insomma, ricostruite, rifatte, con tutti i pezzi originali, tutto quindi tutto originale, non si può sgarrare o fare qualcosa di diverso. Ma ecco, una delle peculiarità di chi si avvicina ad un restauro è quello che deve privilegiare l'originalità. L'originalità. Anche poi, perché alla fine poi, vedi, questi mezzi si... hanno un valore che, certo, anche se magari, ecco, uno magari si pensa all'auto moderna come un mezzo di svalutazione, perché tu acquisti una macchina oggi nuova e già dopo un anno ti vale molto di meno. Mentre questi mezzi acquistano sempre di più, o acquistano o lo mantengono. È difficile che, ecco, perdano il loro valore. Sì. Esatto. Questa è una cosa. Questo dipende dall'originalità. Dall'originalità. Però, ecco, io dico: se poi uno ha una macchina antica, no, e non riesce in nessuna maniera a trovare il pezzo originale, che fa? Si possono pure rifare. Sì, ci sono degli artigiani specialisti. Ti rifanno il pezzo proprio originale della macchina, insomma. Ecco, la macchina. Ma poi vedi, ti interrompo perché voglio dire la stessa cosa, magari. Poi i pezzi si trovano anche magari non nuovi, nei mercatini, nelle fiere. Ecco, infatti l'appassionato che si avvicina al restauro inizia anche a visitare questi posti, perché sai, ci sono dei ricambisti, ma anche semplici appassionati che hanno dei ricambi a casa della macchina che magari avevano e che, ecco, che poi magari la portano nel mercatino per venderla, e quindi tu, che sei alla ricerca di quel ricambio particolare, riesci a trovarlo lì. Ecco, un'altra domanda che volevo farvi: la macchina più vecchia, si può chiamare così, più vecchia, sì, che avete avuto nelle vostre... La macchina più vecchia è la balilla di un nostro socio, sì, una balilla che sta restaurando, anni 50 mi sembra. Sì, anni 50. Quindi, ora preciso non ricordo, però comunque anni 50. Quindi la balilla è quella con le gomme piccole, mi pare, o no? O sto facendo confusione? Le gomme in quei tempi tutte le gomme, diciamo, che erano piccole, alte, insomma. Sì, no, questa macchina aveva una struttura, aveva il tetto rifinito in legno. Accensione a manovella, aveva alcune caratteristiche di quel, ecco, di quel periodo, anni 50, ma anche prima forse, sai? Non mi vorrei sbagliare, ma forse anche prima, anni 40, però adesso preciso è in via di restauro, la vedremo da qui a poco. Venite a vederle queste macchine, perché sono veramente una cosa, il lavoro che fanno questi due signori che c'ho qua ai miei lati è un lavoro importante, un lavoro meraviglioso, stupendo. Ripeto, io stesso sono rimasto affascinato, che ho avuto il piacere di viverle queste macchine, non tutte insomma, però alcune macchine del passato li ho vissute veramente, e adesso c'è la possibilità di rivedere questa macchina, quindi è un lavoro importante e molto bello. Io purtroppo il nostro tempo sta per terminare, io vorrei ricordare ancora l'evento del 27, domenica. Sì, domani sera in Piazza Stazione saremo lì. Ecco, chi volesse fare un salto a dare un'occhiata, ecco, alle auto che saranno esposte, che poi, ecco, sono auto che, come ti ho detto prima, la mostra sarà un pochettino, abbiamo deciso di non farla molto grande,
con un numero di auto elevato, ma di fare una cosa ristretta, di privilegiare soprattutto la gente del posto, un le auto pizzico, del posto. Un pizzico di antico nel nostro corso, stazione Corso Garibaldi, ecco, ci sta in questo periodo, è un abbellimento, diciamo, sì. Per, soprattutto per quella giornata di domani sera, no? Quindi con le macchine antiche lì proprio alla macchine d'epoca, sì. Chiamiamole così, insomma, antiche, io non so i termini esatti. Niente, ringrazio Luigi, purtroppo caro Pino, dobbiamo salutarci, e se volete aggiungere qualche altra cosa abbiamo qualche minutino. Magari Pino, tutti, no, Pino tutti invitati. Poco, ho parlato solo io. Tutti invitati, i cittadini anche delle zone limitrofi, a venire a visitare sta mostra statica. L'invito è generale per tutti quanti, sì. Piccoli e grandi, da un anno al 99. Perché no, anche 100. Ragazzi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a Luigi Rizzo, presidente della RAMS, e Pino Cua, segretario RAMS. Grazie, e auguri di buone feste. Grazie a tutti, auguri pure a voi ragazzi, complimenti per il lavoro che fate, e niente, noi vi seguiremo sempre, perché è importante seguire questo lavoro che fate, veramente ci emoziona. Ecco, venite pure voi se vi volete emozionare. Grazie ancora e tanti auguri. Ciao, grazie a tutti.